La relazione sulla due diligence che hai fatto stamattina fa chiarezza sui conti di questo disastro, non ancora sulle cause che hanno portato a questo disastro. Su questo in aula hai detto noi non abbiamo paura di fare chiarezza. Ecco, questo cosa vuol dire? Che la Regione sarebbe pronta anche a un'azione di responsabilità verso chi l'ha provocato? Che ci può essere una commissione d'inchiesta? La commissione d'inchiesta è stata chiesta in consiglio. Io non sono contrario in linea di principio, perché non abbiamo nulla da temere, nulla da nascondere, anzi siamo stati noi a scoprire il velo, a togliere il velo sui conti di Haller. È un'iniziativa che ho preso io, e la due diligence, 300 pagine, un rapporto molto dettagliato che ho consegnato al Consiglio, dice proprio questo, che grazie a me e alla nostra azione abbiamo fatto la fotografia della situazione, una situazione drammatica che vede i conti in profondo rosso. Questa è la fotografia. Ci sono responsabilità mala gestio di qualche amministratore del passato? Dall'analisi non risultano accertamenti di responsabilità. Se il Consiglio vorrà farlo, io sono più preoccupato di dare un futuro ad Haller, salvare Haller dalla bancarotta, dare un servizio migliore ai cittadini e confrontarmi col Comune di Milano, cosa che stiamo facendo, per trovare una soluzione e porre fine a questo tormentone tra Regione e Comune, colpa tua e colpa tua, ci mandi in mezzo solo i cittadini, peraltro i più deboli. Haller, l'ho detto in Consiglio, deve mantenere la sua vocazione sociale, che vuol dire che è una società che non potrà produrre profitto, deve andare in pareggio con i conti, ma l'intervento pubblico è sempre assolutamente necessario. Ti dispiace che Tiscar se ne vada, abbia dato le dimissioni? Ma sì, mi dispiace, perché sono dimissioni inaspettate, e avevamo parlato con lui, però insomma entro fine gennaio non è un problema. Oltre a dispiacermi, non è un problema, perché la scadenza è il 31 gennaio e entro il 31 gennaio saranno nominati i nuovi direttori delle 5 Haller, che prenderanno servizio dal 1 di febbraio. Voglio sottolineare, siccome voi maliziosamente continuate a scrivere, a fare il toto nomine, io voglio segnare una netta discontinuità con il passato. Non ho interesse a riprendere persone che hanno gestito in questi anni nel modo che abbiamo visto, e quindi ci sono tante persone, tanti bravi manager in Lombardia, faremo in modo che i nuovi direttori abbiano la possibilità di muoversi senza dover fare i conti col passato, con proprie responsabilità, responsabilità proprie o di qualcuno vicino a loro.